Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del nostro telegiornale. In apertura ci occupiamo di politica e torniamo sulle elezioni amministrative perché dopo il voto, soprattutto per quanto riguarda i ballottaggi nei cinque comuni sopra i 15.000 abitanti che sono Roseto, Francavilla, Sulmona, Vasto e Lanciano, chiaramente ci sono i commenti politici da parte dei partiti che hanno partecipato alla competizione, soprattutto centrodestra e centrosinistra, che in questi ballottaggi erano impegnati nelle loro formazioni classiche più le liste civiche in praticamente quasi tutti i comuni, a parte Roseto degli Abruzzi, dove c'era un polo civico al posto del centrosinistra nel ballottaggio con il centrodestra. Chiaramente c'è anche la news con il presidente della regione Marsilio che ha annunciato la sua ricandidatura e con il centrodestra che invita il centrosinistra a non cantare troppo vittoria per il 4-1 conseguito nei ballottaggi. Facciamo il punto comunque nel servizio di Giuseppe Dintino. Alle amministrative hanno vinto tutti, anche gli sconfitti. A 2 giorni dall'esito dei 5 ballottaggi in Abruzzo è ora tempo delle analisi politiche. Il centrodestra ha vinto a Lanciano, il centrosinistra a Vasto, Francavilla e Sulmona, mentre Roseto è andata al polo civico guidato da Azione. Risultati questi che potrebbero far barcollare addirittura la giunta regionale targata Marsilio. Il PD suona la fanfara. Il voto dimostra la richiesta di un'alternativa al governo della regione, ha dichiarato il segretario regionale Michele Fina. Ma Marsilio si difende. Quando sono stato eletto presidente non avevamo quei 5 comuni, ha detto il governatore. Adesso invece abbiamo anche Lanciano. Per il capogruppo in regione di Fratelli d'Italia, Guerino Testa, quello delle amministrative non è un voto politico. È impensabile che l'attività della Giunta possa avere riflessi positivi o negativi sulle elezioni amministrative. Il dato amministrativo è un dato poco politico, ma è un dato che si basa sulla bontà delle liste, sulla bontà del candidato sindaco, quindi non c'è nessun tipo di riferimento. Vorrei riportare un po' sulla terra il Partito Democratico dicendo che non è il caso di cantare vittoria perché da un lato alcuni comuni al di sopra dei 15.000 abitanti sono stati vinti dal Partito Democratico o da liste civiche, così come vorrei dire che nei comuni più piccoli, ad esempio nella provincia di Pescara, il Partito Democratico è uscito con le ossa rotte perché non ha vinto in nessuno degli 11 comuni dove si è votato. Quindi, andiamo avanti con l'attività consiliare in regione, ben sapendo che oggi gli abruzzesi vogliono avere risposte sui tanti problemi che attanagliano questa regione. Da quando Marsilio governa, il centrodestra perde sempre. Questo è il commento del deputato d'Italia Viva Camillo D'Alessandro, che rivendica il ruolo di civici, centristi e liberali moderati nelle vittorie del centrosinistra. Da quando Marsilio è in regione, il centrodestra perde. È successo nelle scorse elezioni amministrative a Chieti Avezzano, adesso in tutti i comuni sopra 15.000 abitanti. Un Abruzzo che è veramente piegata in se stessa da quando Marsilio governa e che molti treni rischiano di passare inutilmente, soprattutto in questo straordinario momento del PNRR. E ora gli occhi dei partiti sono già puntati sulle prossime elezioni regionali, che dovrebbero tenersi a febbraio 2024, e Marsilio ha già annunciato che si ricandiderà. Per allora al centrodestra unito potrebbe contrapporsi un ampio fronte che comprenda PD, 5 Stelle, Italia Viva e Azione, ma c'è tempo per consolidare eventuali alleanze. Prima nel 2022 si rinnoverà il Consiglio Comunale dell'Aquila, di San Salvo, di Ortona e di molti altri comuni abruzzesi e nel 2023 sarà la volta di Pescara e Teramo. Testi importanti questi per sperimentare ed elaborare strategie e accordi in vista della campagna regionale. Ma guai dare per scontato che siano percorsi naturali, cioè vincere alle comunali significa vincere regionali. Non è così e per questo ci serve politica e non matematica che fa le addizioni. PD più 5 Stelle non basta. Andiamo avanti. Barche immatricolate all'estero e non dichiarate al fisco per un valore di circa 3 milioni di euro. Il reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Pescara ha indagato su 8 unità da diporto immatricolate all'estero, ma di proprietà di persone residenti in Italia. Dall'inizio di quest'anno sono stati eseguiti circa
300 controlli nei confronti delle navi ormeggiate nei porti turistici del litorale abruzzese. L'attività ha preso l'avvio dopo che molti diportisti, allo scopo di ottenere vantaggi fiscali ed economici, hanno scelto di iscrivere la propria imbarcazione nei registri esteri, e da questo dunque avviene, con procedure che si realizzano tramite il circuito virtuale, da qui l'operazione eseguita dalle Fiamme Gialle denominata Virtual Flag, volta a far emergere la mancata indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi dei patrimoni detenuti all'estero. Le indagini si sono concluse con l'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative che ammontano complessivamente a poco meno di 400.000 euro nei confronti dei trasgressori. E ancora un'altra indagine della Guardia di Finanza, questa volta di Avezzano, che ha eseguito un sequestro preventivo al fine di confisca per equivalente di 80.000 euro indebitamente percepiti da una società edile della città marsicana, soldi ottenuti grazie al contributo del decreto rilancio previsto per il sostegno alle imprese colpite dal Covid-19. Le Fiamme Gialle hanno accertato delle anomalie nella domanda di contributo, nella dichiarazione tra la differenza di fatturato 2019 e 2020 e immediatamente dopo l'accredito il fatto che quasi la totalità dei fondi siano stati trasferiti dalla società immobiliare beneficiaria ad una di costruzioni, entrambe riconducibili allo stesso nucleo familiare. Il sequestro ha riguardato somme di denaro rinvenute sui conti correnti personali del legale rappresentante della società di costruzioni e su quelli aziendali, oltre a 3 terreni. 4 gli indagati per truffa aggravata e ricettazione. Ed ora a Pescara, allarme bomba questa mattina in via Italica, dove i carabinieri sono intervenuti per un pacco sospetto abbandonato su una panchina. È stato poi fatto brillare, al suo interno non c'era una bomba ma batterie e un cellulare. Il servizio. C'è un pacco sospetto abbandonato su una panchina. Sarebbe questa la segnalazione giunta ai carabinieri questa mattina, poco dopo le 9. Così si è diffuso l'allarme bomba a Pescara, che ha attivato il protocollo delle forze dell'ordine. È successo in via Italica, all'altezza della scuola alberghiera De Cecco, da un lato della strada, e dell'istituto Ravasco dall'altro. Sul posto, oltre ai carabinieri del comando provinciale di Pescara, anche i vigili del fuoco, polizia municipale, gli agenti della questura e l'assessore comunale alla sicurezza Adelchi Sulpizio. Lezioni sospese, scuole evacuate e strada chiusa al traffico, mentre gli artificieri dell'arma di Chieti facevano brillare il pacco sospetto, che è stato effettivamente trovato su una panchina tra i due istituti. Una confezione in cartone, chiusa con del nastro adesivo, che all'interno conteneva delle batterie e un telefono cellulare. Nessuna bomba quindi, ma solo uno spavento per studenti, personale scolastico e i genitori che stavano accompagnando i propri figli a scuola. Al momento non sono chiare le dinamiche di come il pacco sia arrivato su quella panchina, se sia stato dimenticato o se sia stato invece lasciato volontariamente con l'intenzione di mandare un qualche tipo di messaggio per creare scompiglio o semplicemente per uno scherzo di cattivo gusto che ha creato disagio nel centro città. Nel giro di un paio d'ore tutto è tornato alla normalità, via Italica è stata riaperta al traffico e gli studenti sono tornati sui banchi. Rintracciato ed arrestato dai carabinieri di Larino in provincia di Campobasso, l'ultimo componente della banda di ladri specializzata in furti in supermercati con scorribande in Abruzzo tra centri commerciali e attività singole. Le indagini coordinate dalla procura di Lanciano sono state condotte dai carabinieri della compagnia di Lanciano con il supporto dei militari di Bonefro. E proprio questi ultimi hanno rintracciato l'uomo, un 57enne, già noto alle forze dell'ordine a seguito dell'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare che aveva visto il coinvolgimento di altri 2 componenti di una banda, tra i quali una donna. La fuga del malvivente si è conclusa grazie ai controlli dei militari nei luoghi più frequentati dall'uomo, che da tempo non viveva più nel tranquillo paese del Molise. Numerose le pattuglie che hanno collaborato a rintracciare l'uomo nel Basso Molise. Andiamo avanti e adesso ci occupiamo di sanità. Sabato prossimo si terrà a Teramo un convegno di livello nazionale sulle cure oncologiche integrate. Si tratta di terapie complementari da associare alle cure tradizionali e che migliorano
in maniera significativa la qualità della vita dei malati di tumore. L'iniziativa è promossa dall'Ordine dei Medici di Teramo. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Da alcuni anni si parla di medicina integrata alle cure oncologiche convenzionali, tra le più richieste l'ipertermia e l'ozonoterapia. Secondo recenti studi, un malato di tumore su tre ricorre a queste terapie complementari che migliorano nettamente la qualità della vita. Eppure c'è ancora molta confusione in materia. Spesso questi trattamenti sono considerati alternativi a quelli tradizionali e quindi scartati. Ma non è proprio così. In cosa consistono queste cure? Quando e da chi devono essere prescritte? Se ne parlerà in un convegno di livello nazionale a Teramo sabato 23 ottobre alla sala polifunzionale della provincia. L'iniziativa è promossa dall'Ordine dei Medici di Teramo. La responsabile scientifica dell'incontro è l'oncologa teramana Teresa Scipioni. Le cure complementari integrate sono dei trattamenti che affiancano e possono potenziare i trattamenti convenzionali che rappresentano il fulcro dell'oncologia e sono la chemioterapia, la radioterapia o la chirurgia. Queste altre metodiche possono migliorare la qualità di vita del paziente, quindi a tollerare meglio i trattamenti convenzionali e anche potenziare questi trattamenti. Spesso però c'è questa idea dell'alternativo, quindi non vengono consigliati, non vengono prescritti, ma chi può prescriverli? Allora non può prescriverlo il primo che legge su Facebook che cos'è l'omeopatia, la fitoterapia, l'ozonoterapia o l'ipertermia e prescrive. Ci sono dei professionisti che fanno proprio questo, che si aggiornano, come per le chemioterapie esiste l'aggiornamento, le pubblicazioni scientifiche, sono tutti trattamenti che hanno un fondamento scientifico con delle sperimentazioni, con delle pubblicazioni. Quali sono in concreto queste cure integrate? Allora, le cure integrate sono tante, quindi abbiamo la fitoterapia, l'omeopatia, ma poi abbiamo anche l'ipertermia che è un trattamento che facciamo anche noi, siamo riusciti ad introdurlo nel sistema sanitario nazionale qui a Teramo che è un trattamento col calore e va ad aiutare anche qui sia la chemioterapia che la radioterapia. Poi abbiamo l'ozonoterapia, avremo il professor Izzotti da Genova dell'IRCCS, dell'Istituto Tumori che si occupa di genetica, di prevenzione dei tumori, ma è importante anche lo stile di vita come terapie integrate in aiuto alla chemioterapia. Infatti si parlerà anche di alimentazione non solo durante la chemioterapia ma anche alimentazione come prevenzione dei tumori. E continuiamo il nostro telegiornale. Dal 1 di gennaio 2022 sono previsti nuovi aumenti per i pedaggi di A24 e A25, aumenti che arriveranno anche al 34%, una impennata che i sindaci di Abruzzo e Lazio vogliono sventare, come già avvenuto in passato, e per questo sono pronti a tornare a manifestare nel caso in cui le loro richieste non fossero accolte. E delle iniziative ora messe in campo parla il primo cittadino di Carsoli, Velia Nazzarro, che ascoltiamo. Noi siamo fermi a 2 anni fa, quando c'è stato il blocco. Veramente in questi 2 anni aspettavamo comunque la risoluzione definitiva della problematica, che non c'è stata, quindi a distanza di 3 mesi ci ritroviamo ad affrontare lo stesso problema. Con i sindaci di Lazio e Abruzzo ci siamo rivisti, abbiamo deciso quindi di riprendere questa battaglia, abbiamo inviato proprio sabato scorso una lettera sia al Presidente del Consiglio, ai Ministri, al Ministro dei Trasporti, delle finanze e anche ai 2 commissari, e per conoscenza l'abbiamo inviata anche ai 2 presidenti di regione, dove chiediamo intanto proprio il blocco di questi aumenti e chiediamo anche il tavolo, un tavolo tecnico istituzionale dove poter ragionare e risolvere definitivamente la vicenda e soprattutto studiare, esaminare insieme la problematica proprio della mobilità per le nostre zone, tra le 2 regioni Lazio e Abruzzo, che poi è la mobilità che riguarda anche l'Italia intera, perché sono le 2 regioni centrali dell'Italia. Ora, l'aumento che si prevede per il mese di gennaio, quindi per il nuovo anno, è del 34%, perché ad oggi i pedaggi sono fermi al 31 dicembre del 2017 e quindi
dal primo, qualora, ma questo sicuramente non accadrà perché non lo consentiremo, qualora dovesse partire l'aumento, il 34% non è altro che la sommatoria di tutti gli aumenti che per convenzione sono previsti ogni anno. Ripeto, noi sindaci amministratori appoggiati anche da ANCI, Abruzzo e Lazio, e questo per noi è importante, non lo consentiremo, per cui attendiamo una risposta, attendiamo di essere convocati dal Ministro. Qualora questo non dovesse accadere nel giro di pochi giorni, sicuramente noi riprenderemo le nostre manifestazioni, le nostre proteste e andremo avanti fino a quando non raggiungeremo lo scopo. Andiamo a Chieti. Fabio Stella, 49 anni, è il nuovo assessore del Movimento 5 Stelle al Comune Capoluogo, al posto di Giancarlo Cascini, che ieri si è dimesso per via del suo impegno professionale molto gravoso come medico di base. Stella negli ultimi anni ha rivestito il ruolo di capo segreteria nei governi Conte 1 e Conte 2 per il Ministero della Cultura ed è alla sua prima carica amministrativa a Chieti ed ha avuto dal sindaco Diego Ferrara le deleghe a sanità, pari opportunità, TSO e randagismo. Torniamo a Teramo, dove il Comunale ieri sera ha ospitato il concerto dell'Orchestra Sinfonica della Radio e della Televisione di Kiev in occasione dell'inaugurazione della stagione dei concerti della Primo Riccitelli. Vediamo. Oltre 85 anni di attività e di grandi successi in tournée realizzati in tutto il mondo, l'orchestra RTV Kiev ha inaugurato la stagione concertistica della Primo Riccitelli. Al pianoforte, sotto la direzione del maestro Volodir Sheiko, Giuseppe Andaloro, considerato uno dei maggiori artisti della sua generazione. Finalmente suonare dal vivo ci dà la forza di nuovo di credere in qualcosa di superiore, qualcosa di bello che dobbiamo assolutamente dare alla gente e dobbiamo cercare di condividerlo il più possibile, perché l'arte, la musica salva il mondo e dà senso alle nostre vite. Qualsiasi persona di qualsiasi estrazione sociale, povera o ricca, se non si nutre di bellezza, non credo che stia vivendo una vita interessante. Al Comunale di Teramo sono state proposte alcune delle composizioni di Gershwin, Gold e Dvorak. Siamo davvero contenti di poter avere questa opportunità dopo tanto tempo, di poterla avere con questo concerto, che è un concerto di grande spessore, molto affascinante, non un concerto di nicchia. Siamo contenti di vedere che la gente comunque viene, anche forse più delle aspettative, visto che praticamente è la prima volta che a Teramo si riapre in un luogo come il Comunale, e siamo contenti però appunto di farlo al Comunale. È arrivata la possibilità di tornare a visitare questi luoghi, a far vivere questi luoghi al 100% della propria capienza. Oggi è un giorno di ripartenza per il Comune di Teramo, per tutta la comunità teramana. Siamo arrivati allo sport. Calcio di Serie C in primo piano, seconda sconfitta in campionato per il Pescara, che cade nello scontro diretto interno contro il Modena. Partita sottotono quella dei biancazzurri, che scivolano a meno 8 dalla capolista reggiana. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Un Pescara impalpabile, mai veramente in partita, cade per 2-1 all'Adriatico con il Modena al termine di 90 minuti in cui la squadra di Gaetano Teri è stata assente e ingiustificata. Male i biancazzurri per tutti i 90 minuti, al cospetto della squadra di Tesser, padrona del campo per larghi tratti di gara. I due gol subiti non fanno quasi più notizia, l'inconsistenza dell'attacco abruzzese sì. Auteri senza lo squalificato Cancellotti manda in campo Frascatore in difesa e Zappella a centro campo sull'out di destra. In attacco si rivede Clemenza con Ferrari e De Marchi. I gialloblu rispondono con il 4-3-1-2. Agli ordini di Monaldi, di Macerata, l'avvio di gara vede un buon approccio dei biancazzurri, con un brivido già al primo minuto con Gagno chiamato alla parata a terra. Al quinto Ledian Memushai calcia dai 20 metri con la palla che termina sopra la traversa, ma è il classico fuoco di paglia, perché trascorre appena un minuto e al primo affondo gli ospiti passano con Mosti, che dopo una buona
buona giocata di Ogunseye trafigge Di Gennaro per il vantaggio modenese. Brutto colpo per il Delfino che accusa la rete subita e rischia ancora al 14esimo quando l'ex monzese Armellino in area di testa non riesce ad incornare bene permettendo al portiere pescarese di bloccare. I biancazzurri stentano a riorganizzarsi e al 21esimo Ogunseye, ancora lui dopo un'azione di contropiede, calcia di poco al lato. Al 26esimo c'è però un lampo del Pescara con Zita che dopo un'azione elaborata crossa in area per Ferrari che controlla la sfera e Di Potenza batte Gagno per l'1-1. Parità e Pescara rinfrancato. Ora sono infatti gli abruzzesi a fare la partita prima della colossale ingenuità di Llanes che al 41esimo si fa superare da Giovannini atterrandolo platealmente in area. Rigore netto con Ogunseye che spiazza Di Gennaro per il 2-1 ospite con cui si chiude il primo tempo. La ripresa inizia con gli emiliani in avanti, al 13esimo ancora lo scatenato Ogunseye in area abruzzese sfiora di poco il bersaglio grosso. Al quarto d'ora si fa male De Marchi per il Pescara e Euteri cambia modulo mandando sul terreno di gioco Bocic e anche Giambò al posto dell'attaccante ex Virtus Verona Enzita. Il Delfino però annaspa e non si rende mai veramente pericoloso con gli ospiti in controllo totale della partita. Al 17esimo gialloblu in avanti con Mosti che impegna Di Gennaro che riesce a salvare. Al 23esimo ancora Modena intraprendente con Azzi. Non è serata però per il Pescara mai veramente insidioso dalle parti di Gagno che prova un brivido solo al 41esimo dopo un tiro cross di Bocic. Troppo poco per il Pescara. Gli ultimi minuti ed il recupero non regalano ulteriori emozioni con gli abruzzesi che escono dal campo tra i fischi dei propri tifosi con la seconda sconfitta casalinga. Questa volta sì meritata e che apre scenari forse imprevisti a pochi giorni dalla sfida dell'Artemio Franchi di Siena. Cos'è che non va? Cos'è che non va? Sempre le solite cose perché poi... Vabbè, diciamo cosa va? Facciamo. Cosa va? Abbiamo fatto anche una buona partita nel primo tempo, però è chiaro che stai sempre a rincorrere. Rincorriamo i palloni lunghi, l'ho detto già 15 giorni fa, siamo diventati un po' insicuri perché abbiamo preso il primo gol, l'abbiamo preso su una palla defilata dove un difensore va a attaccare uno di loro, deve andare fuori dal campo, facciamo questi errori, però poi giochiamo, recuperiamo la partita ed è chiaro che rincorrere sempre diventa difficile, ma non è né un problema di equilibrio, né un problema di modulo, è un problema di paure e di responsabilità. Io me ne ero accorto già a Chiavari, in questo momento è così, abbiamo bisogno solo di rasserenarci, poi nel secondo tempo siamo meno lucidi, però è anche normale, loro gestiscono il risultato, chiaramente qualcuno stanco perché abbiamo giocato quattro giorni prima e quindi rincorrere sempre il risultato ti fa spendere energie fisiche e mentali. Anche se con meno lucidità e con meno ordine ci abbiamo provato anche nel secondo tempo, poi magari potevamo avere qualcosa in più da quelli che sono entrati freschi e questo non è andato. Che dire, ci rimbocchiamo le maniche e ricominciamo. In questo momento il campionato sta dicendo quello, siamo un po' indietro, ma non siamo indietro sul piano dei valori o sul piano del gioco, sul piano dell'espressione o sul piano... Siamo indietro dal punto di vista strutturale in alcune situazioni che purtroppo, al di là dei moduli, al di là di quelli che schieriamo, subiamo, perché anche i due gol di oggi sono due errori gratuiti, non vi ripeto, il primo gol parte da un'azione in cui Ogunseye prende una palla sotto la panchina nostra di spalle, una palla alta, l'azione si deve finire lì, eppure la facciamo continuare e poi nasce un rimpallo con il Llanes e uno si presenta in posizione defilata davanti al portiere. Secondo gol, a difesa schierata, subiamo un movimento banale di Ogunseye che viene soltanto incontro e lo facciamo girare. E facciamo queste cose qui. Quinto risultato utile consecutivo per il Teramo che esce indenne dallo Zecchini di Grosseto. Vantaggio mare in mano con Arras nel primo tempo. Nella ripresa entra Azio Osmanovic e il montenegrino firma in ripartenza la rete del pareggio. Il servizio di Jacopo Forcella.
E sono 5. Il Teramo incassa il quinto risultato utile consecutivo in casa del Grosseto e, come è stato a Lucca, lo fa risalendo da una situazione di svantaggio. Lo fa anche con Cristian Azziosmanovic, che tuttavia va in panchina all'inizio perché la sorpresa è l'impiego di Didio dal primo minuto sulla sinistra del fronte offensivo, con Bois che invece rimane nel quartetto di difesa. Cerrillo a sinistra, mentre Azziosmanovic, come detto, va in panchina. Davanti a completare il tridente, ovviamente, Bernardotto al centro e Malotti a destra. Grosseto confermato col modulo col trequartista, De Silvestro alle spalle del duo Arras, che farà male, e dell'Agnello. Il diavolo parte bene, ma sarà solo un'impressione momentanea perché la prima frazione della squadra di Federico Guidi è davvero sottotono. Arras in avvio mette fuori un servizio di Serena, ma è al 12° che dell'Agnello sfiora il gol centrando la traversa dopo un cross col contagiri di Semeraro. Al 16° ancora Grosseto con la punizione sempre di Semeraro, che lascia Tozzo immobile ma sfila fuori. Alla mezz'ora, dopo un'azione dubbia in area Serena Soprano, il fischietto della gara lungo di Cuneo si fa male e deve entrare il quarto ufficiale Gauzolino dopo 6 minuti di interruzione. Quando si riprende, minuto 42, il Grosseto passa meritatamente con Arras, il cui diagonale si infila tra tante gambe e batte Tozzo. Quarto gol in campionato per i maremmani e Teramo che va sotto meritatamente per quanto visto nei primi 45 minuti. Guidi lascia negli spogliatoi Viero e Didio per Azziosmanovic e Fiorani e ricomincia meglio alla ricerca del gol del pari. Al 58° gran destro di Mungo, respinto in maniera goffa da Barosi. Dell'Agnello dalla parte opposta in scivolata chiama Tozzo alla risposta, ma dal corner che ne viene fuori il Teramo costruisce la ripartenza ferale. Mungo, Bernardotto e proprio Azziosmanovic che supera Barosi e deposita in rete il gol dell'1-1, una rete fulminea costruita perfettamente, un lampo che riporta il match in equilibrio per il difensore ex casertana, il primo sigillo in stagione. L'inerzia a questo punto gira inevitabilmente a favore del Teramo, che mette in campo una voglia differente rispetto alla prima frazione. Dopo la mezz'ora Guidi viene allontanato dal campo dal direttore di gara per quelle che l'arbitro valuta proteste e che invece erano solo tentativo di sbrogliare un'incomprensione tra le due squadre su una rimessa laterale. Per il Teramo piove però sul bagnato per quanto concerne gli infortuni, perché prima del termine alla lunga lista degli assenti va ad aggiungersi anche il capitano Andrea Arrigoni, costretto a lasciare il campo per un problema muscolare alla coscia destra. Con il solo Surricchio a disposizione, lo staff tecnico sceglie il difensore Bellucci per congelare il risultato. Centrocampo da inventare dunque, senza Rossetti, Mungo e forse Cucurullo, l'eventuale assenza di Arrigoni sarebbe davvero troppo, ma questa sarà storia di sabato quando al Bonolis arriva la vice capolista cesena. Per il momento il Teramo fa 5 e riparte dalla Maremma col sorriso sulle labbra. È il quinto risultato utile consecutivo e di questo ci fa piacere. È vero che avevamo tante assenze, però noi non dobbiamo guardare ciò che mancava, dobbiamo analizzare quello che c'erano oggi. E la partita ha detto che oggi forse è stato il peggior primo tempo della stagione, non abbiamo approcciato bene e poi invece nel secondo tempo la squadra ha reagito con veemenza, con la stessa intensità e mentalità che l'ha sempre contraddistinta, ed ha raggiunto il giusto risultato. Cosa non è andato? Secondo me oggi non siamo riusciti a scaricare aggressività sul campo. È chiaro che quando vuoi chiedi sempre tanto, chiedi tanta intensità, tanta aggressività, di andare a prendere alti gli avversari, devi avere tanta adrenalina in corpo, tanto furore agonistico. E forse oggi questo è mancato e molto probabilmente io personalmente, perché poi sono io che do i feedback alla squadra, forse non sono stato molto abile e bravo a motivarli. Oggi siamo mancati, secondo me, dal punto di vista nervoso, e quindi devo fare anche una riflessione io come ho gestito questi 2 giorni, perché sicuramente ho sbagliato qualcosa, perché questa è una squadra che nei primi tempi ha sempre messo sotto chiunque dal punto di vista dell'intensità, dell'approccio alla partita. Oggi invece non è stato così. È chiaro che questa è stata un'analisi che abbiamo fatto al termine del primo tempo,
essendo anche sotto al risultato, è chiaro che la voglia e lo spirito di rivalsa poi ti fa dare sempre qualcosa in più. Io ero amareggiato al termine del primo tempo, ma non tanto perché eravamo sotto nel risultato, perché sotto nel risultato ci può stare di andare, queste sono le partite, ma è il come ci siamo andati, cioè non siamo stati il solito Teramo, e questa era la mia amarezza. Il TG6 termina qui, grazie per essere stati con noi, prossimo appuntamento alle ore 19:00.